È rientrata la protesta dei dipendenti della ditta Avvenire incaricata della raccolta dei rifiuti a Montescaglioso. In serata infatti si è avuta notizia che il Comune si è impegnato a pagare una mensilità agli operatori ecologici utilizzando l'articolo 5 di PR 207 del 2010. Immediatamente sono state sgombrate le strade dai rifiuti di due giorni che rischiavano di creare non pochi disagi ai cittadini. Il settore tecnico del Comune ha inoltre, con apposita determina, impegnato la somma di 167.000 euro a copertura del servizio di raccolta rifiuti del mese di agosto e parte di settembre. Nella mattinata una troupe della trasmissione Cucurucù di TRM Radio Televisione del Mezzogiorno si è occupata della protesta degli operatori ecologici, recandosi prima presso il centro di raccolta rifiuti per ascoltare le ragioni dei lavoratori. Subito dopo, il conduttore di Cucurucù si è recato presso la sede del Comune, dove ha incontrato e intervistato il sindaco. Io da stamattina sto aspettando che l'impresa è qui, gli operai fanno sciopero, non è una cosa che riguarda me, ma è una cosa che deve riguardare l'impresa. Avendo chiuso un incontro, stamattina dovevamo firmare. Se l'avvocato c'è da fare altre cose, io non posso. No, vabbè, però il discorso, il diritto allo sciopero è un diritto di tutti i cittadini. No, il pubblico servizio deve vabbè, sapere. Perché secondo contratti i servizi pubblici di prima necessità vanno assicurati. Questo che vede lei qui per contratto non dovrebbe stare, perché dice il contratto, anche in caso di sciopero, le pubbliche vie, i servizi principali vengono garantiti. Ma signor, per partito preso questi dipendenti hanno non sciopero? Lo so, io oppure non c'è una giusta causa, un giusto motivo? Un motivo, cioè, che ce l'hanno con l'impresa. Mesi, ma che... è con l'impresa, non devono garantire a me comune. Io gli sto dicendo che sto vivendo un momento di impasse. La verità è il fatto che loro dicono che non sono pagate all'impresa, l'impresa dice che non sono pagate dal comune. Cioè, qual è la verità? Lei che è primo cittadino, qual è la verità? Voi state pagando l'impresa e l'impresa non sta pagando i dipendenti? Oppure... No, noi chiariamo il concetto. Io ho ereditato dalla passata amministrazione un milione di debiti. Io non è che non sto pagando. Io non sto pagando, l'arretrato non pagato da altri, di un milione di debiti. Quindi questa è la verità. Dopo che avremo chiari, magari ci risentiamo magari la chiamiamo prima. Va bene, okay. Grazie, arrivederci. Questa è la cronaca della giornata. Sud Italia Video vi terrà aggiornati su eventuali sviluppi.